Ciao ragazzi e bentrovati. Allora, oggi voglio farvi vedere come costruire in 10 minuti un tavolino a scomparsa per il vostro laboratorio. Allora, questo è il tavolino, come vedete è chiuso a pacchetto e quindi quando non vi occorre occupa anche poco spazio e potete riporlo anche magari contro una parete. Ok, andiamo a vedere come si costruisce e buona visione. Ciao! Allora, come vedete questo cavalletto, si incrociandosi c'è una barra che resta più alta. Allora, questi due ganci ne ho inseriti da una parte, due da 16 che sono quelli per le canaline elettriche, due da 16 e due da 20. Ora, quelli da 16 vanno sulla barra alta, quelli da 20 sulla barra bassa. E poi vi farò vedere il perché. Adesso lo agganciamo. Allora ragazzi, adesso vi faccio vedere il perché ho messo dei ganci da diametro 20 da una parte. È solo per sganciare, riuscire a sganciare meglio e riuscire a portare a pacco il tavolo, così si può comodamente riporlo contro il muro e non occupa spazio. In caso di necessità non si fa altro che aprirlo, agganciare e il nostro tavolo è pronto. Ed ora ci mettiamo una ciabatta perché qua sopra ci andranno tutti gli attrezzi, chiaramente. Bene ragazzi, spero che il progetto del tavolino scomparsa vi sia piaciuto, lasciatemi i vostri commenti e le vostre opinioni e condividete il video, mi raccomando, se vi è piaciuto. Vi aspetto numerosi sui social che trovate in descrizione ed ora un ringraziamento speciale.
Allora, come avete visto alle mie spalle c'è qualcosa di diverso nel laboratorio, che è questo. Una bellissima targa a LED che mi è stata regalata da Gaetano Paxia. Ora qua sopra trovate il suo email, la sua email e il suo numero di cellulare. Se ne volete una, contattatelo, non fatevi scrupoli, perché è veramente veramente bravo. E infatti il lavoro è uscito veramente bene, anzi bellissimo. Grazie Gaetano ancora e in bocca al lupo per il tuo canale. Ciao! Allora, grazie a tutti per la visione e ci vediamo al prossimo progetto. Ciao ragazzi!